segretario generale, Monsignore Enrico Nutti, celebrerà ora la Santa Messa. Possiamo insieme recitare l'antifona di ingresso che abbiamo sul foglio. Questo è un martire della fede che sparse per Cristo il suo sangue, non temette le minacce dei giudici e raggiunse il regno del cielo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli e care sorelle, celebriamo la festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale. Per intercessione di questo testimone della fede, chiediamo per tutti noi un alto senso della giustizia e del dovere. Chiediamo per tutti noi la ricerca della verità e della giustizia come istanza primaria per la nostra vita civile, per che possa regnare la pace. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Per martire Sebastiano, impariamo a obbedire a te piuttosto che agli uomini, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Questa celebrazione in onore di San Sebastiano ci pone di fronte alle grandi esigenze della giustizia e della verità, che si esplicano ovviamente nella vita comune, si esplicano nella vita sociale e hanno un elemento centrale perché questa nostra vita sociale possa essere pacifica, possa essere costruttiva, in tutte le autorità che sono poste al servizio. E così, come oggi celebriamo il patrono della Polizia Municipale, anche questo particolare servizio, insieme a tutti gli altri grandi servizi che costituiscono la vita dello Stato, giustizia e verità. E San Sebastiano lo ha dimostrato, alto ufficiale dell'esercito imperiale, addirittura ufficiale della prima coorte che era a protezione dell'imperatore, sotto Diocleziano. San Sebastiano ha la fiducia dell'imperatore che lo pone in posti di grande responsabilità, ma nonostante questo Sebastiano, pur vivendo gli obblighi della vita militare che gli erano imposti, di fronte all'ingiustizia, di fronte a palesi minacce alla vita innocente, non tace, non fugge, non fa il ribelle, ma testimonia appunto la verità a costo della vita. E così, di fronte alle accuse ai cristiani di essere una minaccia contro lo Stato, di essere un oltraggio alla dignità dell'imperatore, sa arrivare fino in fondo e dire all'imperatore come tutto ciò non abbia senso. E nonostante lo abbia fatto appunto con dolcezza e rispetto, che incrudelisce contro di lui, addirittura in una duplice sequenza di martirio. La prima, quella più famosa, che lo vede trafitto dalle frecce, ma che non lo conduce a morte, tanto che una pia donna, quando ormai tutti l'hanno abbandonato pensando fosse deceduto, lo cura e riesce a ritornare in salute.
e di fronte alle preghiere degli amici di allontanarsi da Roma, nuovamente si presenta all'imperatore per di nuovo perorare la causa dei cristiani, ed ecco che arriva l'ultimo supplizio, questa volta ucciso attraverso i flagelli, ucciso appunto a frustrate fino alla morte. Ancora è l'esigenza della giustizia e della verità che induce a questa testimonianza, che sembra lì per lì essere sconfitta, essere in qualche modo annullata. E invece quella testimonianza sarà, come sempre tutte le testimonianze di verità e di giustizia da parte di qualsiasi uomo, da parte di una coscienza limpida che si impegna per il bene, sono un germe di vita. E allora non possiamo che essere gioiosi in questa celebrazione, chiedendo anche dall'alto, dal Signore, questa forza per poter realizzare appunto quella parola esigente che San Pietro Apostolo ha detto: è meglio soffrire operando il bene che facendo il male. La massima è una sentenza provocatoria, eppure che vogliamo portare nella preghiera appunto le popolazioni più volte colpite dagli eventi della natura che hanno distrutto paesi, hanno creato lutto e tanta sofferenza, perché ovviamente tutti insieme portiamo il nostro impegno, tutti insieme siamo chiamati a collaborare, portando gli uni i pesi degli altri, come ancora insegna Paolo. La chiediamo al nostro patrono San Sebastiano di sostenerci nel cammino, di essere appunto quell'icona che ci richiama a questi valori di bene, di giustizia, di impegno sociale e di verità, per poter esercitare le nostre funzioni nel modo migliore e contribuire tutti al bene comune. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Stai spostato. Si accende in noi la fiamma viva che sostenne San Sebastiano tra le sofferenze del martirio, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, con il tuo spirito. In alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ghetto, attenti. Preghiera del vigile urbano. Signore Dio, tu che vigili il corso degli astri e in ogni cosa disponi con suavità e con fermezza nell'ordine della tua provvidenza, veglia su di noi, portati al servizio dei nostri fratelli. Tu ci donasti nella tua vita terrena l'esempio luminoso di fedele obbedienza alle leggi di Cesare, di amorosa sollecitudine verso chi è debole, di infinito amore verso chi erra, di umile e faticosa operosità nel quotidiano lavoro. Dio umanato, rendici degni di te affinché la nostra giornata terrena sia degna anch'essa della missione a noi confidata. Concedici, per intercessione di Maria Madre Immacolata, di essere pronti a soccorrere chi ha bisogno di noi, esatti nel dovere, amanti della legge, fraterni con chi sbaglia, forti nelle intemperie, decisi contro chi offende la morale, la religione, la legge. Così, aiutando gli uomini nella loro dura quotidiana fatica, saremo suscitatori di concordia e di pace nella turbinosa vita che corre nel mondo e porteremo in esso l'eco gioioso dell'amore dei cieli. Così sia. Picchetto, riposo. Il primo contingente parte. Grazie di tutto, la parola al signor Silvio. Bene, innanzitutto permettete anche a me di unirmi alle parole che già sono state pronunciate, molto giuste e doverose, di solidarietà e di delle popolazioni e delle persone che sono state colpite
così duramente, ancora una volta anche in questi giorni, e permettetemi anche di chiedervi, non per retorica, ma anche un semplice gesto importante di vicinanza, di incoraggiamento a tutti coloro che stanno prestando la loro opera di soccorso e credo che meritano un grande applauso che deve venire da tutto il paese, ecco, perché le condizioni nelle quali si trovano a operare sono davvero eccezionali, inedite per molti aspetti, e li stanno affrontando con non solamente con una grande professionalità e un grande coraggio, ma anche con una grande umanità. Io innanzitutto voglio rivolgere il mio sentito saluto a tutte le autorità che sono intervenute anche questa mattina, in questa occasione, e la loro presenza è una presenza che considero sempre davvero molto importante. Ovviamente saluto e li ringrazio per il loro operato, per l'operato loro, di tutti i loro collaboratori. Li voglio ringraziare per lo spirito di leale collaborazione e per il rapporto speciale che tutte queste autorità hanno sempre saputo costruire nel corso degli anni con la nostra comunità e con la nostra città. E ancora una volta, lo ripeto, per l'impegno che hanno sempre messo nell'obiettivo di fare squadra tra istituzioni, che considero un bene così prezioso e così importante, lo spirito di squadra che è diventato cultura, penso, ormai, spero di poter dire, nel nostro territorio, e che se è davvero così, è diventato cultura, bene, allora questo spirito si tramanda di, diciamo, prescindendo da quelli che sono gli inevitabili avvicinamenti che ognuno che ricopre delle funzioni poi è soggetto e che tra breve appunto mi riguarderanno. Io, caro comandante, cari ufficiali e agenti della Polizia Municipale, questa appunto è l'ultima occasione che ho per celebrare con voi, nel mio ruolo di sindaco, l'anniversario del Corpo, e credetemi che per me è stato davvero sempre un grande onore, un vero piacere poter essere qui con voi in un momento di questo tipo, perché è il momento che mi dà in modo più evidente l'occasione per ringraziarvi per quanto fate ogni giorno per la nostra comunità. Ed è evidente, come ha fatto anche il comandante, che questo ringraziamento, queste mie brevi riflessioni, non possono che guardare e riguardare l'intero decennio, più ancora che il suo pur molto impegnativo anno che ci siamo lasciati alle spalle recentemente. Sono 100, forse più, ecco, le ragioni per le quali vi devo una gratitudine molto particolare. Arrivo a voi, la voglio estendere all'assessore Mori, che è stato in più momenti di questo decennio, appunto in questo ruolo, che ha svolto con grande forza e capacità. E voglio dirvi che con il vostro impegno e il vostro lavoro avete contribuito non poco a rendere la nostra città più vicina alle esigenze della comunità, più sicura, più accogliente. E accogliete anche per chi arriva qui per tante ragioni, per le tante ragioni che portano le persone ad avvicinarsi ad una città che non è la loro. Possono essere ragioni semplicemente di lavoro, possono essere ragioni più complesse come quelle che riguardano il fenomeno delle migrazioni, e ragioni invece più leggere ma significative come quelle che riguardano per
visita, al turismo, eccetera. Vi ringrazio per la vicinanza e per la professionalità che mi avete sempre garantito nei momenti più complessi, talvolta anche molto duri. Qua noi abbiamo visto una carrellata molto edulcorata, ma insomma ci sono stati momenti molto duri e molto impegnativi, perché è stato un decennio molto duro e molto impegnativo. E così come non sono mancati, vi ha ricordato molto bene il comandante, delle prove, come dire, di alto impegno, di alto livello, che soprattutto hanno riguardato alcuni eventi, li ha ricordati più o meno tutti il comandante. E dunque, insomma, vi sono molto grato di questa vicinanza e di questa competenza e professionalità che avete garantito. Questo decennio è stato caratterizzato soprattutto da un tema che è quello del costante e non ordinario cambiamento. E sono, vuol dire, cambiamenti che vi hanno direttamente riguardato. Il corpo nelle sue funzioni di vigilanza, di tutela dell'ordine pubblico si è trasformato in un soggetto sempre più complesso, più articolato, dalle funzioni di prossimità, quelle legate alle nuove problematiche sociali, alle nuove normative, a nuove competenze che ci sono state affidate, ad alcune che abbiamo deciso di prenderci in carico, insomma, in tanti compiti inediti. Cambiamenti che sono legati al divenire sociale e storico di questi anni, caratterizzati da una crisi molto particolare e complessa, non solo economica, legati alle trasformazioni anche tecnologiche, con la necessità di dover costantemente apprendere, mettersi a disposizione appunto del cambiamento, aprirsi a nuovi saperi, a nuove competenze, in campi anche inesplorati. Ecco, ma quello che mi piace di più sottolineare, anche qua riprendo alcuni passaggi del comandante, è l'importante contributo che avete dato nell'accompagnare i cambiamenti che hanno in modo più specifico e diretto riguardato la nostra città, e diciamolo, non sono stati certo irrilevanti quelli che hanno riguardato questa nostra città, questo decennio così complesso, con luci, ombre, ci mancherebbe altro. Però la Spezia è cambiata molto, è evidente, non ce ne rendiamo sempre del tutto conto, perché ovviamente vivendola quotidianamente questo cambiamento a volte non è percepito del tutto, ma è cambiato molto. Sono stato un decennio importante. Oggi la città è più importante di 10 anni fa, ha riconquistato un po' il proprio ruolo, che è il ruolo che deve avere una città capoluogo. È stato ricordato alcuni aspetti che riguardano la presenza corposa di turisti, come mai era avvenuto, il suo essere più vivace, più attrattiva e se vogliamo più grande è la città. Lo è sotto diversi punti di vista, lo è anche dal punto di vista fisico, materiale. Quel porticciolo di Labello che oggi è dato per scontato 10 anni fa non c'era. Anche quel grande centro commerciale, che è comunque un pezzo in più di città, tutte le trasformazioni che sono avvenute e che stanno ancora avvenendo nell'ambito della mobilità e della viabilità, con la variante Aurelia, con i parcheggi in struttura, con tanti cantieri appunto che stiamo chiudendo e con i tanti che si sono aperti e che apriremo ancora prossimamente. Ospedale in testa. Le vicende che hanno riguardato questa città, io le vivo un po' simbolicamente e mi trasformo a quelle che hanno riguardato la nostra squadra di calcio. È andata un po' così. Il 2008 per questa città è stato un anno orribile, per chi lo ricorda, tantissime vicende l'hanno caratterizzato in modo fortemente negativo: l'esplosione del caso Acca, la crisi della San Giorgio, il fatto che improvvisamente quello che era la nostra grande ambizione, avere finalmente un nuovo grande ospedale, sembrava persa inevitabilmente per sempre,
e la crisi economica internazionale che cominciava a farsi sentire così duramente, eccetera, 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 era una città che sembrava scivolasse. E assieme abbiamo fatto un grande lavoro per riprenderla, riportarla su e ridargli il fiato che sembra oggi avere. Quell'anno è l'anno in cui lo sport più diffuso era quello di occupare il Consiglio Comunale. Non ricordo più quante occupazioni di Consiglio Comunale ci sono state quell'anno, per ognuna di queste vicende. Spesso, vuol dire, confronti anche molto duri, a volte perché quello era il modo con il quale ci si poteva rapportare con un'istituzione, con una comunità, con il proprio problema. E i lavoratori spesso, appunto, ricordato il caso San Giorgio, che poi è stato brillantemente risolto con l'arrivo di una impresa non solamente economica, una vera e propria impresa che era SG, e appunto le tante occupazioni del Consiglio Comunale, i vivissimi confronti che ci sono stati, per ponendo anche problemi costanti di ordine pubblico, eccetera, per la crisi dell'Acra, ma insomma sono stati anni durissimi. Tra le tante occupazioni c'è stata anche quelli dei tifosi di calcio che vedevano la loro squadra precipitare nel fallimento, e dove si va? Si va in comune, no? A protestare. Ma è così, è inevitabile, fa parte del ruolo, fa parte delle funzioni che sono davvero importanti e centrali nella vita di una comunità, quella dell'ente comune. E allora lì lo Spezia precipitava e andava non in Serie B, ma oltre ancora, non so, funziona, eccetera. Addirittura io sono diventato presidente dello Spezia Calcio, io che proprio di calcio, guardate, sono un disastro assoluto, sono diventato presidente per qualche mese dello Spezia Calcio e abbiamo avuto l'opportunità, poi, come sappiamo, dell'incontro con questo imprenditore e appassionato di sport, di fare a questa squadra di calcio la risalita che ha fatto, riportarla in B. È un po' come la nostra città, è ritornata in Serie B e può giocarsi, chissà, magari grazie anche al lavoro che abbiamo, che avete fatto, chissà, una sorta di Serie A per i prossimi anni. E io potrei andare avanti a lungo, ma credo che il senso di quello che volevo dire è emerso bene. È stato un decennio davvero impegnativo, però anche molto fruttuoso. E allora mi voglio scusare con voi, con tutti voi, del Corpo di Polizia Municipale, se non sempre sono stato capace, ecco, di dare del tutto il senso della mia gratitudine, di gratificare più pienamente, perché anche questo dovrebbe saper fare bene un sindaco, di gratificare più pienamente il vostro lavoro, di fornirvi magari appunto maggiori mezzi, strumenti, più personale, sebbene come anche sono i problemi. E di questo mi scuso, io ci ho messa tutta, qualcosa siamo però riusciti a fare, credo anche di nuovo, e però è stato poi il vostro impegno e la vostra abnegazione a permetterci di superare tanti deficit che caratterizzano la vita delle pubbliche amministrazioni, tutte le pubbliche amministrazioni, in questo momento così complicato della vita del Paese. Siete riusciti, diciamo, compensati grazie al vostro impegno, alle vostre capacità, questi deficit. Avete ben operato, innanzitutto cogliendo il principale dei mandati politici che la mia amministrazione vi ha assegnato, cioè la priorità della sicurezza e della legalità come condizione di qualità sociale e culturale, come condizione di qualità sociale e culturale del vivere civile. Questa è la legalità, della qualità urbana, della coesione sociale, della democrazia, della solidarietà, tutti i valori importanti, fondamentali, ma senza legalità e senza sicurezza, tutti questi valori sono fortemente minacciati. Senza legalità e sicurezza non ci può essere nessuna crescita vera, né
pure quella economica, quando c'è finta, una bomba, e non ci può essere crescita economica, ma non ci può essere crescita umana, personale, collettiva. Non ci può essere tutela per i più deboli e per chi ha più bisogno. Lo ricordava molto bene Monsignor Nuti, anche sua memoria. Dunque siete stati un riferimento fondamentale per la comunità e avete contribuito a tenere in modo forte, tenere alto il senso dello Stato, il rispetto delle istituzioni, il senso di appartenenza alla comunità cittadina, stando tra la gente, con la gente. Oggi è più difficile stare lì, no? In strada, ma è importante esserci, lo avete fatto, e bene. Ed ora, ecco, ora mi piace dirvelo, ma è così, non è che vi aspettano in futuro anni meno complicati di quelli che ci sono stati in passato, ancora sarà chiesto da chiunque verrà capacità di rendere ancora più efficiente, più moderna, più vicina ai cittadini, la polizia locale, e ancora vi sarà chiesta la capacità di cambiare costantemente, perché la cifra di questa nostra epoca è il costante e veloce cambiamento. Sono sicuro che continuerete a dare con onore più capacità e prove belle che già in questo cammino comune avete saputo dare a me e alla comunità. Grazie e buon lavoro. E viva la nostra città. Ho fermato il signor Sindaco perché c'è una piccola sorpresa da parte del comandante, dell'ispettore Capo Garbusi. Sì, a nome di tutto il personale consegniamo una targa al Sindaco, visto che è l'ultimo festa del corpo che fa con noi a conclusione di questi 10 anni.